Quanto è buono l'odore della lavanda. Oggi vi parlo di questa pianta. Tutti la conosciamo proprio perché spesso facciamo i sacchettini e li teniamo nell'armadio, ma oggi vi parlo di qualcos'altro, perché in realtà le azioni della lavanda possono essere veramente molto potenti, molto belle con l'estrazione fitoterapico di cui andremo a parlare oggi. Lavanda deriva da lavandula, che è il gerundio del termine latino lavare, e si usava infatti nei bagni per profumare l'acqua, quindi nei bagni profumati. In realtà c'è un altro termine ancora che accompagna il nome lavanda, perché il nome latino completo sarebbe Lavandula angustifolia, e angustifolia è la forma delle foglie. È una pianta che cresce dalle zone mediterranee fino a quelle montane. Oggi trattiamo la tintura madre, quindi l'estrazione della pianta dalle sommità fiorite. Ci sono anche gli infusi della lavanda che possiamo bere, però io vi parlo prettamente dell'azione che poi avrà la pianta sul nostro organismo. I bersagli principali della lavanda sono il sistema nervoso centrale e la muscolatura scheletrica. A cascata abbiamo poi tutti i benefici anche su apparato digerente, apparato respiratorio e apparato urogenitale. Le sue azioni principali sono sedativa, spasmolitica e antinevralgica. L'azione spasmolitica soprattutto lavora molto bene nei sintomi dell'emicrania. E poi, appunto, andando a lavorare sul sistema nervoso centrale con l'attività sedativa, andiamo proprio ad agire anche sulle problematiche di stress, di ansia, un po' in generale, quindi andiamo a calmare quell'aspetto. È antisettica e cicatrizzante. E un'altra cosa, soprattutto in olio essenziale, è decontratturante muscolare. Infatti, in realtà, in qualche video precedente avevo spiegato che se usato l'olio essenziale di lavanda su alcuni punti specifici, soprattutto quelli che riguardano poi la cervicale e quindi la cervicalgia, ha proprio questa azione decontratturante. Controindicazioni particolari non ne ha, ai normali dosaggi non è tossica. Una cosa che si è vista però nel tempo è che, soprattutto utilizzata in aromaterapia, la lavanda potrebbe interagire con alcuni farmaci, ad esempio gli antiepilettici, o farmaci sedativi, o per contro farmaci stimolanti e ad alcuni anche analgesici. Quindi non limitiamoci all'uso della lavanda nei sacchettini dell'armadio, perché quello è un'azione bellissima perché ci dà un profumo stupendo, soprattutto negli abiti che poi indossiamo. Però ricordiamoci che la pianta ci dà un altro rimedio favoloso da utilizzare in caso di problemi. Possiamo utilizzare infatti il fitoterapico estratto dalla lavanda anche per problematiche un po' più particolari. Ricordatevi che per qualsiasi dubbio potete scrivermi. Grazie e buona giornata!